Per configurare PhysioDesk con il sistema tessera sanitaria, basta andare su sistema tessera sanitaria, si aprirà questo pop-up dove il PIN code è quello che abbiamo recuperato dal portale tessera sanitaria, il codice fiscale e la password è la stessa che abbiamo inserito sul sistema tessera sanitaria. Noi consigliamo sempre di inserire numero fattura sbarra anno, perché è più chiaro. Tipo spesa sono prestazioni sanitarie, quindi SP. Se siamo nel regime forfettario, N2.2 per la natura IVA della prestazione sanitaria. La marca da bollo da linee guida indifferente può restare N2.2 oppure N1. Salva. Perfetto. Qua non clicchiamo salva perché sono le password del sistema tessera sanitaria, non quelle di PhysioDesk. E facciamo una prova. Se noi andiamo sul nostro paziente di prova, allora per creare fattura, clicchiamo su Crea fattura. Abbiamo creato la fattura. Questa fattura la dobbiamo inviare al sistema tessera sanitaria. Per inviare le fatture al sistema tessera sanitaria, clicchiamo su Sistema tessera sanitaria. Qui troviamo la fattura da inviare. Clicchiamo invia, lui ti mostra un riepilogo, ci ha anche controllato che sono corretti e poi clicchi invia. Ok, quindi ora per verificare se questa fattura è stata inviata, come si fa? All'interno del sistema tessera sanitaria, clicchiamo su gestione dati spesa, andiamo su gestione spese sanitarie, da qui ricerchiamo per la data emissione. C'è solo quella che abbiamo caricato. L'abbiamo inviata oggi, data di invio. L'invio è avvenuto correttamente.